Buonasera, sono Fabrizio e oggi mi occuperò di una presentazione di un report sulla gestione dei dati No, ti capisco che stiamo parlando quando parla voi, ovvero la voce e mi anche io ho chiesto per lì, però no, c'è troppo, ma dice che Brevemente alcuni progetti open source che ho fatto, così sono sicuro che sono io, ho sviluppato anche quando interfaces parla di KQL, che sono non lo so. il modo migliore per analizzare e vedere i dati utilizzando KQL. E sono integrati con l'Expert Extension e sono disponibili anche come componenti standalone. Sono utilizzati, vi consiglio fortemente di utilizzarli. Poi ho sviluppato Mr. Middleware, una soluzione alternativa a Redux Saga e Redux Observable, sempre per applicazioni per React, Redux in generale. Questo è disponibile per qualsiasi libreria di manuale e se volete provare ve la consiglio fortemente. Infine, cambiamo argomento, ho sviluppato una console in stile retro e la cosa importante di questa console è che i giochi sono WebAssembly file, quindi in qualsiasi linguaggio che ha come compilation target WebAssembly può tranquillamente essere usato per sviluppare questa applicazione, quindi C++, Rust, Go, Assembly Script. E mi devo fermare perché potrei andare all'infinito. Multiplayer locale, remote, play con .NET Code e con runtime in Mac, Windows, Linux e web. Se volete prendere WebAssembly, dovete approcciarlo con questa nuova tecnologia, altrimenti consigliate questo progetto. Questi sono i miei contatti, mi trovate su Twitter, su GitHub dove posto vari esperimenti e cose varie e sicuramente mi troverete frequentemente sul server Discord della community di sviluppatori React. Di cosa parleremo oggi? Oggi faremo una visione generale del caricamento e gestione dei dati in applicazione React. Andremo a vedere quali soluzioni possiamo utilizzare per andare a risolvere le problematiche comuni che ci andiamo a trovare quando andiamo a gestire i dati dell'applicazione React e vedremo come funziona Suspense e come può essere usata per la gestione dei dati. Parte prima, lo sviluppo di una nuova feature. Allo stand-up riceviamo questo requisito. Viene richiesto la creazione di una nuova componente che vedremo stare con la pagina, ovvero una carta di contatti che ti mostriamo, alla prima riga mostriamo il full name, alla seconda riga la mail e sotto mettiamo il numero di telefono. Queste informazioni le andremo a prendere da quell'endpoint. In caso di caricamento mostriamo il placeholder, in caso di errore diamo all'utente la possibilità di riconnettersi fornendo un bottone di contatto. Quindi specifica abbastanza chiaro, ovviamente diciamo che è una task difficilissima, complicatissima, sovrastiamo lo sviluppo e poi ci mettiamo su a svilupparla. La prima implementazione si tratta di un componente scritto post React 16.8, quindi con iHook, stiamo parlando quindi di una gestione che si chiama in gergo fetch on render, ovvero andremo a fare il fetch, che in questo caso sarà la funzione fetch user, all'interno del render dell'applicazione. Poi se abbiamo tempo, facciamo fare anche la distinzione fra le varie tipologie, tra la nomenclatura che esiste fra i vari tipi di richieste. La UI è abbastanza semplice, in maniera particolare le informazioni sull'utente stanno in quello di state, cioè la risposta del servizio. In caso d'errore mostriamo una UI come detto e utilizziamo quel first fetch count, chiaramente, cioè un modello che ci consente di validare la chiamata e dello stato e far sì che possiamo andare a richiamare nuovamente il servizio in caso d'errore. È un modo pratico per fare il refresh. Quindi andiamo a vedere che c'è un problema, manca il cleanup dell'effetto. Questa componente è letteralmente non deterministico, ovvero se dovesse cambiare in breve tempo l'user ID, abbiamo come effetto che qualora dovesse esserci un'inconsistenza tra le latenze e delle risposte al server,
è possibile che per qualche motivo viene richiesto un utente con il D10, mentre noi stiamo subendo un utente con il D11. Questo problema all'interno dell'applicazione può essere triviale o catastrofico a seconda in cui tutto la codebase si ha. Andiamo a risolvere questo problema. Oddio, l'animazione si è persa. E andiamo a inserire un abort controller con API relativamente recente che ci consente di andare a segnalare a quella richiesta, a quella fetch user, che è il wrapper della funzione window global this.fetch, e quindi andremo a inserire il segnale, e in caso dovessi in questo caso andiamo a spostare le informazioni, come vedete là sotto, user e in questo caso error, andiamo a sollevare il componente padre e sotto avremo, passeremo attraverso props, o potrebbe essere context. Risultato che app, in questo caso il componente padre, diventa, si dice own di questa informazione, è la singola sorgente di verità per tutti i componenti. Singola sorgente di verità significa essenzialmente che c'è una sola istanza di questa informazione su tutta la codebase e che è in questa parte del codice. Qui vedete anche una possibile implementazione di questo componente. E quello che abbiamo appena adesso, ovvero che app diventa proprietario, ha un effetto collaterale, comporta un corollario di questo comportamento, ovvero che il ciclo di vita del componente, quando andremo a montare questo componente all'interno dell'albero, e quindi conseguenza anche nella pagina, e poi quando la andremo a smontare, corrisponderà anche alla visibilità del componente all'interno dell'applicazione. In particolare, chiaramente uno dei motivi per cui è utile associare le informazioni a un componente di proprietà rimosso è che queste informazioni poi non sono più accessibili, quindi se queste informazioni non sono più accessibili, salvo closure e cose strane, che tutto è possibile, questi componenti potranno essere reclamati dalla garbage collection e quindi non andremo a trasformare il computer, il dispositivo del nostro utente in un termosifone. Di contro abbiamo che chiaramente se andiamo a smontare e rimontare questo componente all'interno dell'applicazione sia che possibile che vengano effettuate più chiamate di quanto sia necessario. E di conseguenza mi viene sempre l'esempio della visione a tab. Metto un componente all'interno di una visione a tab, quindi ho tab home e tab per contatti. Se switcho da tab home a tab contatti, mostro il componente. Se passo da tab contatti a tab home, andrò a smontare il componente. Se dovessi passare il momento da questo componente, andrei nuovamente a caricare queste informazioni.
è la soluzione migliore possibile? Facciamoci questa domanda. È lo strumento che ci consente di risolvere queste problematiche? Noi siamo interessati a come i flussi di informazione fluiscono all'interno di un'applicazione. Il mio parere è che non sarebbe meglio gestire i dati attraverso un layer di cache. Queste informazioni in questo strumento non c'è utile, non risponde attualmente a quelle sulle nostre richieste, per quelle che sono le nostre specifiche ed eventuali problematiche che possono andare a sorgere durante lo sviluppo di un progetto complesso. Questo è una piccola applicazioncina, quello SwapiView è un piccolo progetto per chi, per le persone al core, è una figlia di White, Beta, con Flow, il vecchio progetto oramai al carico di Red Hat Linux, se siete interessati su quel sito. E all'epoca ho deciso di andare a scrivere un layer di caching da doc, facendo leva sulla gestione di Red Hat, e quindi andai a scrivere un reducer, piccolino, andai a scrivere il middleware, dove vado a mettere le chiamate, andai a scrivere il caching creator, andai a scrivere il selector, e la verità è che non mi ricordo cosa faccio, è normale che mi sono detto, potrei non ricordarsi cosa faccio il codice che mi ha scritto dopo anni, farà qualcosa, impegno così vittoria, e infine andai a scrivere il new code, ovvero un codice che va a connettere, lo store di Redux, le informazioni con questo layer di cache va a connettere ai componenti. Non so voi, ma tutto questo codice costa, si paga, e il codice costa in generale, l'applicazione professionale, costa svilupparlo, costa mantenerlo, costa specialmente se ci sono soluzioni custom, quelle che sta dimostrato adesso, costa per fare l'onboarding degli utenti, dei nuovi sviluppatori, e soprattutto codice costa sempre testarlo. Da qui la domanda: esistono soluzioni dell'ecosistema che risolvono queste problematiche? Parte seconda: soluzioni che risolvono queste problematiche. Sono male, andiamo a cambiare il nome. Data facilitare, meglio. Cominceremo a parlare di React Query, è stato rilasciato inizialmente nel 2019 e insomma, questo da questo periodo di produzioni funzionali e dichiara di rendere la gestione dei dati, il caching molto semplice. SWR che è mantenuto da Vercel e ci ritorneremo nella libreria fra queste che andrò a menzionare, la più leggera. E il nome deriva dalla strategia di caching, stale, while, di validate, che in altre parole significa che all'utente, alla richiesta, andiamo a servire la risorsa statica, poi nel background andremo a richiedere la risorsa aggiornata e infine andremo a fornire alla successiva richiesta, andremo a fornire la risorsa aggiornata. E andando a leggere cosa scrive, dice che in questo modo la UI risulta sempre veloce e reattiva. RTK Query è parte del sistema React Redux, di cui se vi ricordate vi ho parlato dei dev tools che scrissi per questo progetto, e è disponibile sempre nel pacchetto Redux JS Toolkit, ovvero il modo moderno per sviluppare applicazioni Redux, e ha una caratteristica principale, è che tende a generare automaticamente i loops al runtime. Andiamo a vedere dove le varie alternative. Andiamo a vedere ora altre librerie di cui non parleremo per la questione di tempo. Sono principalmente client GraphQL, non me ne vorrà il video di cui parleremo, proprio quello client, GraphQL e YouTube. Andiamo a parlare velocemente di quei problemi che vanno a risolvere queste librerie, in particolare principalmente la gestione di caching all'interno dell'applicazione. Puoi attivare il microfono del tuo computer perché da qua stiamo avendo dei problemi. Mi sentite? Aspetta.
Ok, stavamo valutando quali problemi risolvono queste librerie. In particolare, il secondo punto all'interno di queste di questi item che stiamo vedendo, la possibilità di limitare il numero di richieste ravvicinate che abbiamo fatto al server, ovvero si dice in genere che request di libro, ovvero che per n richieste che avvengono a breve distanza parte al più una sola network request. Questo come si avviene, ad esempio, avviene con il parametro di loop. Poi avviene la rimozione automatica dei dati non più utilizzati. Questo dovendo fare autocritica, noi sviluppatori front-end, spesso diciamo che la memoria, i problemi di memoria, la gestione della memoria ci sono solo quando li vengono a segnalare, se no trattiamo la memoria veramente come un maschio finito di memoria, finché letteralmente qualcuno ci viene a dire stai usando troppa RAM. E in particolare le soluzioni che vanno a risolvere in questo caso è che automaticamente vanno a rimuovere i dati non più gestiti dalla cache. Poi vedremo brevemente insieme il funzionamento. Dichiarazione di invalidazione, ovvero la possibilità di andare a prendere questi dati dalla cache in maniera dichiarativa, andare a eliminarne uno o più a seconda query ad hoc che ti consentono di vendere e richiedere che alcuni di questi item vengano aggiornati nuovamente. Rifetch automatico al focus della tabella, riconnessione da rete. Il focus della tabella è abbastanza, si capisce cos'è. Riconnessione da rete, mi piace fare l'esempio del tunnel del treno. Chiaramente con alcuni siti, appena uscito dal tunnel, hai il sito mezzo con la UI mezza fatta, mezza rotta, che non funziona più, che devi fare il refresh. E quindi in questo caso il comportamento di queste librerie che tecnicamente attaccano l'event listener sull'event online, e quindi quando c'è di nuovo la connessione fanno la rivalidazione. In caso di errore, 500 del server, 500, qualunque, si occupano automaticamente di riprovare a contattare queste risorse. Gestione della paginazione e molto altro ancora. Incominciamo con le appelli. Configurazione globale si basa su la dependency injection che viene fatta attraverso il componente con il client config. Molto semplicemente, trattandosi di React context, abbiamo la possibilità di definire in diversi rami, in diversi sottoalbumi, abbiamo la possibilità di andare a definire le configurazioni custom, se no in generale le configurazioni sono anche disponibili per hook. E quindi, come possiamo vedere, se vi ricordate il componente che avevamo definito prima, in questo caso abbiamo rimosso lo use effect, abbiamo lasciato solo la UI che dobbiamo mostrare in caso di errore, in caso di assenza di utente e in caso quando abbiamo queste informazioni. E in questo caso, come vedete, abbiamo molto semplificato la gestione del nostro componente. SWR e VBI è molto simile, quindi non molto da dire su questo, ma in questo caso si basa su dependency injection attraverso la configurazione, attraverso il contesto di app. Quindi su SWR forse saremo molto a vedere delle possibilità che questo consente con alcune problematiche specifiche di SWR. RTK query è la differenza sostanziale, stiamo sempre parlando dello stesso componente. In questo caso viene il Duke che utilizziamo per andare a richiedere queste risorse, sono generati al runtime. In particolare io ho utilizzato una vediamo se si lascia vedere. Ho definito attraverso il API una get user, e automaticamente questa libreria mi è andata a generare questo hook e tutta la logica associata. Ci sono tanti hook che va automaticamente a generare questa libreria, però mi sa che c'è tanto da parlare per poco tempo. Parliamo di gestione della cache. Se vi ricordate,
stavamo prima discutendo della possibilità di queste soluzioni di andare a automaticamente rimuovere i dati non più utilizzati da queste cache. E il comportamento molto più semplicemente è una logica di reference counting. La query internamente ha una sottoscrizione a brand new hook al termine quando viene smontato il componente, quindi di conseguenza loop che richiede questa ultima risorsa viene rimossa questa sottoscrizione. Questa sottoscrizione essenzialmente va a ridurre il numero di referenze e quindi se per caso la loop fosse lo zero viene automaticamente eliminato in generale dopo il timeout. Per questo si parla di reference counting. SWR non sono presenti logiche di reference counting, ovvero quello che accennavo prima. In particolare è compito dello sviluppatore andare a fare il clean up della memoria o programmaticamente, perché con SWR ti fornisce direttamente due sponde SWR, una oggetto mappa, quindi get delle funzioni get, set, delete, e mi pare anche size, forse mi ricordo. E in questo caso SWR lo va a gestire. Ci sono alcune strategie per andare a vedere queste problematiche. Si potrebbe andare a pensare di implementare una logica di reference counting come le precedenti soluzioni. Si potrebbe valutare l'idea di una LRU cache, o si può, come detto precedentemente, utilizzare più layer di cache di React Context. Anche perché c'è una feature di questa libreria che consente di richiamare, di richiedere anche dalla cache da, eventualmente da configurazione padre dell'albero React. E quindi praticamente a parte avanzato cosa di internet. Sì, vuoi una libreria che siano solo 4 kilobyte? E le pick up query, la gestione è sempre reference counting per chi ha familiarità con il jargon di Redux. Si parla di una logica per cui essenzialmente c'è un middleware che va a ascoltare gli eventi associati a questo libreria, e qualora dovesse esserci un subscribe parte un bel task, un set timeout, posso dirlo senza estendere il mondo JavaScript, un set timeout. E di conseguenza con quel set timeout controlla se ci sono ancora un numero di qual è il numero di sottoscrizioni all'interno di questo progetto. Se sono zero, l'oggetto viene automaticamente rimosso. Questa è l'overview della gestione. Può essere utile ragionare su, che può essere utile in questo caso parlare di forse di step time e click time use data for, che sono in particolare i parametri che andremo a utilizzare per la query. Utilizzeremo il parametro cache time per decidere dopo quanto vogliamo rimuovere la cache, mentre con RTK query utilizzeremo click time use data for. Mi pare che non è un aspetto, dovrebbe essere un signo minuto di rimozione della cache. Ritry, parlavamo della feature di automaticamente trovare le chiamate in caso di errore. Brevemente, con React Query si possono configurare un massimo di tentativi e si possono andare a configurare una logica di campo crescente. Di default, il comportamento di questa libreria è abbastanza semplice. Quel default ritry, default ritry di lei, ovvero vai a raddoppiare ogni tentativo fallito in un massimo di 30 secondi. L'RTK query, la crescita, in questo caso non di default non fai retry, ma si basa su una higher order function, in questo caso retry, che va a wrappare quella patch di quella case query in realtà, e consente di andare a gestire della logica di retry. Come può essere utile vedere, la configurazione è se fare l'override per il endpoint, in questo caso si dà. È stabilabile anche in questo caso, come, come per quanto riguarda l'RTK query, abbiamo una logica di errori crescenti a exponential takeoff, però cresce esponenzialmente senza dare il dettaglio di come funziona questo algoritmo, e possiamo decidere se andare a
qual è la logica che vogliamo inserire, utilizzando la proprietà owner verify. In alternativa possiamo disabilitare questa logica con should retry owner, possiamo mettere off false, nessun retry. Ricordo che il comportamento default di questo di questa libreria SWR è diventare questo fallimento. Questa è una piccola recap che spiega il funzionamento di questa logica. Come può essere utile, secondo me, per i mnemonici, andarsi a ricordare il comportamento default dei vari progetti. Andiamo avanti. Spesso sono quelli più fastidiosi. Beh, secondo me, se uno passa spesso da un progetto all'altro, da scontato. Da scontato alcune cose di un progetto che magari sono nell'altro. Ad esempio, l'auto Defection Focus. L'odio ti. L'odio, assolutamente sì, anche perché non sempre di essere parsimonioso con il perché poi avendo gli sviluppatori del backend vicino, spesso chiamano, dicono, arrivate a questa spike, c'è un log, c'è un grafana che è nulla. Meglio di no. Andiamo avanti. Cache invalidation, ovvero la proprietà di rivalidare questi item nella cache. E in particolare qui stiamo vedendo React Query che consente in maniera dichiarativa di andare a eliminare 0, 1 o più item da rivalidare. Pardon, sto utilizzando il termine eliminare perché c'è un API simile che si chiama, se non ricordo male, Remove Queries, che ha la stessa sigla al netto della gli stessi argomenti, pardon, al netto del nome. E quindi soprattutto può essere utile andare a approfondire per chi volesse la possibilità di andare a generare richieste molto accurate attraverso i query filters. SWR cache invalidation può essere interessante in questo caso andare a vedere che essenzialmente si usa la funzione mutate, qui in SWR mutate fa un po' tutto, viene utilizzata per aggiornare i dati, viene aggiornata per fare la rivalidazione, per fare l'optimistic update e per fare anche le chiamate al server. Letteralmente mutate in SWR fa veramente una funzione proprio overloaded, fa tante cose. E può essere interessante vedere che al contrario delle altre soluzioni, questa libreria rimuove al massimo un solo item. Il TK Query, questo comportamento è piuttosto diverso in questo caso perché gli endpoint, come potrebbe essere in questo caso gli endpoint, abbiamo o le query o le mutation. In questo caso possiamo vedere che get post è una query, stiamo chiedendo al server di post di un utente e poi abbiamo la possibilità di aggiungere un post attraverso la mutation ad post. In questo caso quindi possiamo dichiarare delle tags. Delle tags sono essenzialmente una stringa, un oggetto con tipo stringa e direzionale e ci consentono di invalidare automaticamente le richieste qualora quell'add post dovesse aver successo. Ad esempio mi è capitato, faccio un esempio in piccola direzione, mi è capitato su un progetto recentemente di avere una view a file system sul progetto e quindi mi era richiesto di implementare una funzionalità di eliminazione di un file all'interno di questa view, di questo file system remoto. In questo caso quello che ho fatto sono andato a dichiarare il tipo di oggetto a tipologia di file e il percorso del file e automaticamente eliminare automaticamente da avendo dichiarato il percorso della cartella su cui andava questo file esisteva automaticamente mi veniva eliminata nella giornata questa view. Andiamo avanti. Questa è una piccola recap sul comportamento presente. Ma quindi praticamente questa invalidazione elimina solo la cache oppure causa anche il refresh? È principalmente l'invalidazione causa il refresh. Poi alla prossima richiesta, qualora l'item viene considerato non più fresco, viene parte automaticamente la chiamata. Ok, quindi quando tu fai una edit post, poi dopo parte anche automaticamente una get su tutti i post.
quel caso. E tutte le computer che sono in quel caso automaticamente registrate e quindi tradotto in parole povere che stanno attualmente sulla pagina. Se ho informato se piace la pagina e dico questa, e questi valori verranno invalidati, automaticamente al successo di questa richiesta, di questa mutation che potrà fare il server, di questa post, di questa put, quello che è, automaticamente gli sto dicendo al servizio questi valori non sono più validi, fammeli a riprendere per favore. Qui è una piccola ricapa sul comportamento, può essere utile vedere che il comportamento per invalidazione tags di KQL può essere fatto anche attraverso l'action creator e dai punti punti invalid tags. Finisco con alcune tabelle comparative che, vabbè, chiaramente magari forse forse riusciamo a vederle, però volevo un attimo andare a vedere i pro e i contro. Se dovessi, qualcuno mi dovesse chiedere personalmente quali sono i prodotti, quali tra questi prodotti la soluzione migliore, tendenzialmente direi che dipende dal progetto, dipende dagli sviluppatori, dipende da quanto hai per svilupparlo e dipende anche dal dai requisiti e le pisti che ti vuoi portare avanti il progetto. Per farla molto semplice, l'Aquery è un po' più grande, però è completamente feature complete, ha veramente di tutto e si vede che è stata, la DevEx è stata molto curata, si vede proprio che chi l'ha sviluppata ha avuto proprio cura a migliorare il più possibile la DevEx, la documentazione è fantastica, chapeau, chiaramente. SWR è una soluzione che chiaramente ha più focus sulla velocità e sulla dimensione e maggiormente mantenere il bando del sesso basso, però ha, come detto, alcuni trade-off. LTKQL è una grande soluzione qualora ci troviamo con un team che ha molta familiarità con lo sviluppo in applicazioni di DevOps. E in generale, se dobbiamo andarci a interfacciare con progetti o con varie librerie che fanno uso di Pattern Flux. Andiamo avanti. Parliamo della parte terza, ovvero Sustance. Sustance è un'API introdotta assieme a Red 3 nella versione 16.0, quindi essenzialmente il 10 ottobre 2018. Quanto tempo! E consente essenzialmente di specificare un indicatore di caricamento nel caso alcuni componenti, cambio subito pagina per quello prima, indicare un indicatore di caricamento per il fallback nel caso alcuni componenti all'interno di alcuni componenti discendenti, figli, non fossero pronti a essere utilizzati, non fossero pronti a mostrare le informazioni che hanno per qualsiasi motivo. È stata principalmente attualmente per gestire il caricamento dinamico di codice da runtime. In particolare Red 3 si serve a caricare e mostrare direttamente come componente, come possiamo vedere. Questo è più o meno il classico setup per la gestione di un componente lesi. In caso di errore mettiamo un error boundary, in caso di contatto di caricamento mettiamo un fallback. Qui ho creato una piccola flowchart che ne spiega il caricamento e essenzialmente durante la richiesta, durante l'indirizzare il comportamento other component, abbiamo che se il componente non risulta, il codice che andiamo a caricare attraverso il componente non risulta essere già presente, andremo a mostrare quel resolver. Quindi a completare il caricamento mostra il fallback. Il caricamento è successo. Nel caso non dovesse avere avuto successo, lanciamo un'eccezione. L'eccezione verrà catturata dalla prima error boundary. Piccola, piccolissima riflessione che cos'è un error boundary in React. Una delle feature, a mio parere, più importanti di React, anche se se ne parla poco, è la possibilità di andare, a differenza di altri progetti, di andare a gestire gli errori durante il rendering della pagina, in particolare suggerisco sia durante quando si fa usare Sustance, ma in generale all'interno dell'applicazione, di creare più
Error boundary significa confine di errore essenzialmente, di andare a gestire, spesso dipende per feature, sicuramente è consigliabile gestirlo per pagina, andare a creare più error boundary. E sia sì che durante, in caso di errore, per qualsiasi motivo, reference error, o in questo caso se dovesse riuscire a caricare il componente, abbiamo sì che possiamo quantomeno andare a gestire quell'errore, andare o a mostrare il fallback o in alcuni casi andare anche a riprovare a recuperare la sessione dell'utente. Il fine della regressione, insomma, l'ultima cosa, le error boundary sono importanti anche per un motivo di esperienza utente importante, perché il comportamento attuale di tutte le persone da quando è presente la, questa feature è di se questo se l'errore raggiunge il componente più elevato, raggiunge il root vicino al nostro albero di componenti React, quello che succede è che la pagina diventa bianca, sparisce, perché React letteralmente smonta il componente. E quindi ora potete dire che se vi capita che c'è un sito, sbaglio, se una single page app che ufficialmente sparisce, diventa bianca, è possibile che quello sia il motivo. Velocemente andiamo a vedere come è cambiata nell'ultima versione di React. Nella versione 16.17 si parla di suspense legacy e avveniva che i componenti venivano inseriti all'interno della pagina e successivamente venivano nascosti. Io dal codice ho visto che mettiamo un display collegamento di style e abbiamo un bel display on. E vengono chiamati i duke del, di lifecycle. Nella versione 18 questo non avviene più, e in particolare tutti i componenti che sono discendenti di suspense, allora non potessero essere renderizzati, perché uno di questi componenti non avere la possibilità di renderizzare. In questo caso nessuno di questi componenti viene montato e viene mostrato nel DOM dei metodi di virtual DOM, e in particolare le carte degli effetti, in questo caso sto parlando degli effetti di altri effetti, vengono posticipate. Suspense da 18 può essere usata durante il server-side rendering, questo è importante perché tra le varie cose viene anche inserito alcune librerie che si usavano come React Loadable, React Components. È importante suspense nel server, soprattutto consente una nuova feature idratazione selettiva durante il server side rendering, e che si basa sullo streaming della risposta. Da quello che ho potuto vedere dal demo è abbastanza differente da letteralmente l'HTML che progressivamente viene inserito nella pagina, ma si basa su un mismatch di hydration, e magari se abbiamo tempo potete costruire anche un demo sul comportamento proprio di questa UI. L'ultima volta che mi sono messo a leggere quelle issue, ha detto che sì, è supportata, però non hanno ancora capito come gestire proprio il hydration dei dati. Allora, storicamente il server side rendering di React, di una digressione, si basava su un concetto molto semplice. Mi vado a caricare tutte le informazioni sul server, e quindi faccio la mia query di informazione, e quindi una volta che ho tutte le informazioni tutte caricate, vado a generare un file HTML di una stringa, e poi la vado a, sul server mode, la vado a fornire come risposta nel body del 200, ok? Questo è storicamente come funziona. Quindi, storicamente, il time to first byte della pagina in assenza di cache era problematico perché era sempre legato andando a semplificare, in caso senza cache cioè la diaframma è molto semplice, è sempre legato a tutte le chiamate, a tutte le risorse necessarie per chiamare questa pagina. Con l'iterazione selettiva, quello che succede essenzialmente, allora se si inizia a tirare una suspense, confine di suspense all'interno della parte dei componenti, si fa sì che React conserva in quel caso quello si chiama un mismatch di gradazione, che è una bestemmia per dire che ciò che corrisponde alla pagina HTML che arriva dal server non è ciò che poi quando React in fase di addition, che è un termine bello per dire che sta mettendo magari il listener e sta generando un virtual DOM dietro.
In questo caso, quindi, React consente in questo caso un mismatch. E poi successivamente verrà caricata questa informazione successivamente. Quello se non mi ricordo, se c'è uno script, queste informazioni, se non mi ricordo male. E poi stiamo divagando, secondo me. Ma questa è una sembra tempo, ma bella invece, perché è una parte molto interessante. Cerchiamo di capire come funziona il programma di sostanza. Questo è anche un po', vuole essere un po' il focus, parte del focus di questo talk, ovvero a sinistra abbiamo il, abbiamo uno snippet preso da React Lazy, che se avete lavorato ricordano i Dynamic Holder Component di React, ovvero una funzione che genera un componente, all'interno di esso questo React Lazy si va a salvare il modulo che si va a JavaScript che si va a caricare dinamicamente al runtime, quel payload. E in particolare si ha che Lazy durante il render, durante la fase di di render di questo componente, se riesce a se ha questa informazione tranquillamente la mostra e quindi il componente viene renderizzato. In caso non dovesse succedere, quello che succede, come potete vedere, viene lanciato o un errore o una promessa. In particolare, come potete vedere alla vostra destra, c'è uno snippet preso dal codice di Suspense, essenzialmente tradotto in italiano da JavaScriptese, significa se, se quell'oggetto che mi è stato lanciato sembra una promessa su cui posso attaccare delle informazioni che promessa se sono simili, se penso a se mi è capitato ricordo il feature di Java o ricordo non possa essere esatto, sono il risultato di una computazione differita. Questo è lo scopo di una promessa all'interno di un progetto JavaScript. E in generale quello che succede è essenzialmente che se la promessa viene attaccata una questa informazione alla risoluzione di questa promessa. In caso non fosse una promessa, praticamente la chiamo Guido per il tema di React, viene lanciato nel cuore. Questa è una cosa che, perdonatemi, cosa mi ha sempre fatto molto ridere, che JavaScript, io vengo da un background in Java, e quindi sviluppatore Java, quindi vengo da sviluppatore JavaScript, puoi lanciare quello che ti pare. Tranquillamente puoi lanciare un 2 e questo 2 dalla fine della stack di tutte le funzioni risalirà fino in cima e dirà 2. Questa è una cosa molto buffa che ho trovato dei progetti di JavaScript. In particolare, quindi, come ho detto, in caso fosse una promessa, vedrete colte dalla prima boundary, dalla prima suspense boundary, e nel caso alternativo vedrete colta dalla prima error boundary, ma per svoltare il componente, come detto precedentemente. Non so voi, io penso sempre a questa citazione, quando è la mia prima reazione quando penso a questa, quando penso a questo comportamento, questa funzionalità, il fatto che stiamo lanciando promesse, stiamo lanciando risoluzioni che vanno al contrario rispetto al render internale dei documenti React. Le eccezioni, come il nome indica, vanno usate solo per condizioni eccezionali, non sono dei for loop, non sono degli if, non sono degli else, non sono dei while. Chi l'ha scritto è Joshua Block, che si definisce di sviluppo applicazioni Java, è quello che ha scritto java.collections qualche anno fa. E il libro che ha scritto è un libro molto importante del mondo di applicazioni Java. La mia seconda reazione è stata invece si può usare questa soluzione che è già da fetch? Perché no? D'altronde il codice comunque questa React.lazy andava a lanciare una promessa. La maggior parte delle nostre richieste che andiamo a fare al server sono per natura sincrona, quindi non che ci troviamo un codice scritto qualche anno fa che usa le XML HTTP queste sincrone. Però da un altro certo di casi, per fortuna, il codice che scriviamo e che gestiamo in JavaScript è non bloccante, perché non dobbiamo bloccare l'esperienza dell'utente all'interno di una pagina. E la risposta è sì, con un bel asterisco. Poi ci torniamo. Possiamo attivare
questo comportamento con la libreria di appello che abbiamo parlato in precedenza attraverso il flag suspense. E quindi, come possiamo vedere, abbiamo inserito semplicemente la visualizzazione, abbiamo inserito quel flag e abbiamo rimosso tanto codice. Andiamo avanti. E infine avremo che il componente, il user card, conterrà solo le informazioni che interessano all'utente. Interessa all'utente il caricamento serve principalmente per non dare l'impressione che la UI non sia appesa, che ci sia direttiva, che non sia appesa, ma le informazioni utenti che contano sono quelle. E in particolare andremo a spostare, se vi ricordate, la UI di fallback, di caricamento, e la UI di errore, andremo a spostare in sospensa il fallback in caso di caricamento e la error boundary andrà a gestire il caso di errore. In particolare, quello che succede anche nel sospiro di AQL, se andiamo a vedere, è che durante il render essenzialmente valuterà che tre informazioni non sono presenti, lancerà questa promessa, farà partire la chiamata e probabilmente lancerà questa promessa alla prima sospensa boundary che andrà a prendere questo. Questa informazione. Andiamo avanti. Questo abbiamo già visto. Suspense SWR, il comportamento di API è pressoché identica. E, come potete vedere, cambia la gestione della fase dell'errore. Infatti, su AQL utilizza un custom hook e un context per andare a gestire un piccolo flag che consente di fare il detail su errore. In questo caso invece non c'è questa logica. LTKQL non ha una suspense mode, anche qui mettiamoci in quelle asterischi. Andiamo avanti. Vi ricordate l'asterisco di cui stavamo parlando prima? Dai, a posto. Suspense mode in React Query è stabilito, è sperimentale. In particolare ho avuto cura di andare a estrapolare dei bei warning dai siti di queste due documentazioni, queste due librerie, e come potete vedere più chiaro di così non si può. Questa è una citazione presa da Denaro, il quale specifica chiaramente che la soluzione di gestione di caricamento dei dati che sono gestiscono attraverso suspense, non ne supportano librerie come SWR, AQL o LTKQL, perché essenzialmente non ne si basano, e qui andiamo avanti su quest'altra citazione, si basano su soluzioni più consolidate come Relay, XPS, Python e Linux. Il motivo poi è bene perché c'è un problema con poi andiamo anche a spiegare perché. Questo potrebbe essere asterisco. Dicevamo che è stato definito che supportano ad hoc data fetching. In realtà, andando a vedere Next.js, le feature che potete andare a abilitare, se andate su Next.js, potete andare a abilitare le feature strumentali, se andate a fare le feature, anche i server components, ma chiaramente dichiarano che la gestione di dati attraverso suspense, la gestione di fallback, attualmente non è supportata e in questo caso quindi per favore non provate a usare fetch all'interno della suspense. Chiaramente come si dice sono sperimentali, poi vedremo il consiglio, quello di non usare un'applicazione di produzione da quella breve tempo. Waterfall. Problematiche che andiamo a affrontare e in particolare questi componenti, questo hook, queste soluzioni come GraphQL e SWR soffrono il problema che durante il render vanno a lanciare questa una richiesta durante il render e poi vanno a lanciare un'eccezione, vanno a lanciare la promessa che consentirà di bloccare di questa sostanza. Chiaramente questo crea problemi e vedremo perché tende a rendere sequenziali più le richieste, che è quello che in genere si parla di waterfall.
durante lo sviluppo di applicazioni il più possibile si cerca di parallelizzare le richieste, specialmente se le richieste sono indipendenti. Molto semplicemente perché in quel caso se metti le risorse in sequenza stai sommando le latenze che serve. Se le metti in parallelo, veramente stai il massimo delle due latenze. Questo è il motivo per cui si fa. Chiaramente Andrew che è parte del React Team, dell'Actima, ha chiaramente detto che Suspense non è stata sviluppata per le modalità con cui abbiamo visto come sta Web e Apple stanno sviluppando attualmente le richieste. In particolare il team di Relay, che in citazione sotto, suggerisce di fare il più possibile il prefetch, di associarlo all'altro per l'applicazione e il più possibile di far iniziare le query all'altezza di partizione, quindi usore, click, eccetera. Si parla di prefetch, non della risorsa. Problematiche quali? Alcuni sono un po' divertito a fare un po' come il debugger prima della linea per linea andare a spiegare il comportamento problematico. Quindi ci troviamo che il nostro browser sta sulla linea 2, va a chiamare UsesWM. Questo è preso dal codice di UsesWM e letteralmente sta vedendo se ho un errore, mostro l'errore. In quel caso fate invalidare la richiesta. Quindi chiaramente io in questo caso Movies non verrà chiamata fin tanto che non risulterà chiamata fin tanto che non verrà risolta la richiesta all'utente. Eppure queste query sono parallele, non c'è alcuna informazione che stiamo passando da utente a Movies, sono informazioni chiaramente parallele, non hanno alcuna informazione, molto spesso stanno per i dipendenti se devo prendere le informazioni dell'utente andando a passare verso quella che non è richiesta. Ad esempio, se quelle che hanno Movies dovessero richiedere un video utente per magari delle affari di Filippo, quindi da quell'utente, in quel caso quindi avrebbe senso si parla di quelli dipendenti. In quel caso chiaramente può aspettare che torni più utente per poi andare a chiedere le idee di Movies. Qui stiamo vedendo come in questo caso stiamo comunque rallentando e rendendo sequenziali le richieste che possono essere parallele. Questa è essenzialmente la spiegazione che ho detto prima. Su questa request voglio mantenervi, qui faccio un po' di batch sharing velocemente, lo sviluppatore di Waterfalls ha proposto alcune alternative. E principalmente questa prima API che spero di non dire una gaffa, ma da quello che conosco io su React Hook, in teoria dovrebbe valere React Hook, perché non si possono definire, secondo le regole di React Hook, gli hook sono definibili solo all'interno di componenti React funzionali o all'interno di componenti custom. In questo caso stiamo passando una regola. Quindi la definizione non dovrebbe essere neanche un valido React Hook. Comunque, in generale, il funzionamento sottostante è molto semplicemente che all'inizio di quella funzione useStartBearSuspense viene attivato un flag e alla fine di quel body di quella funzione useStartBearSuspense viene controllato se alcune delle richieste devono essere effettuate e in quel caso viene lanciata appunto questa richiesta Questa è la stessa API proposta sul progetto, è solo che a mio parere è molto più legnosa, facile da sbagliare. E poi è stata proposta pure un'idea alternativa in cui essenzialmente si differisce il caricamento, si differisce il lancio dell'errore alla prima volta che si va a leggere questa risorsa. Vedete il metodo esplicito che consente quindi di posticipare. In quel caso, per come è stato sviluppato attualmente SWR non ci sarebbero problemi perché partirebbero un'altra fase di render per entrambe le chiamate e poi successivamente bloccherebbero e quindi si attenderebbe la risoluzione. Suspense list, questo è un feature, parliamo leggermente di altro, è un feature attualmente non disponibile in React 18, è sul canale della sua traccia sperimentale. E
la logica è quella di coordinare la visualizzazione, la rivelazione dei vari sostanzi. Come potete vedere, quindi abbiamo qui più sostanzi e quindi possiamo decidere attraverso il media order, questo approccio passato a queste sostanze, di andare a gestire il comportamento. Io però in questo caso mi sono preparato un demo, no, non ci interessa, grazie. Start. Un piccolo demo. Facciamo CTRL R in genere, quando faccio quello di CTRL R, apposti. No, il computer non funziona, il computer funziona, ce l'abbiamo fatta. Ok. Ok, state vedendo, ognuno di questi singoli quadratini è una risorsa che viene caricata, ha un suspense, è un singolo suspense, e durante la fase di caricamento, facciamo qui il refresh, forziamo il caricamento, mostriamo la tessera. Al termine del caricamento mostreremo il singolo .js. Vediamo il comportamento. Come stiamo vedendo, nel caso non ci dovesse essere alcuna logica di orchestrazione, perché questo fa suspense, si occupa di orchestrare la rivelazione quando questi componenti possono essere mostrati. Quindi in caso di non ci fosse alcuna coordinazione, come possiamo vedere, la logica con cui questi componenti vengono rivelati come mostrare le top ovviamente fallback in maniera random. Mentre qualora andessimo a usare il prop di real order forwards, no, grazie. No. Ok, forwards, come potete vedere, il suspense list si occupa di ritardare la rivelazione, di mostrare gli utenti, i componenti al termine del caricamento, e fa sì che vengano sempre mostrati dall'inizio alla fine. Backwards, non vi devo spiegare questo, essenzialmente il contrario, stiamo ritardando, ok. Together è quella con più latenza, perché aspettiamo che tutti i componenti vengano caricati, è esplicativa. E infine ci sono due props che possiamo usare come hidden e collapsed. Hidden e collapsed possono usare quando specifichiamo forwards e backwards. Quando specifichiamo hidden avremo che il fallback, la tessera, il nostro livello di caricamento non risulta presente. Qui se faccio forward, aspetta, devo fare uno suspense list. Come potete vedere, non sto mostrando la livello di fallback. Posso in generale vedete, non c'è nessuna tessera. È essenzialmente equivalente a forward, però senza il livello di fallback. Stesso discorso vale per backwards. E collapsed, il comportamento è simile a hidden, è solo che mostriamo al più un singolo componente di fallback. E questo chiaramente la funzionalità consente, mi viene in mente una visualizzazione, in questo caso clinica, l'impressione che sia stato poi fatto per gestire questo tipo di logiche. E in particolare ci consente di orchestrare e avere il modo in cui all'interno della nostra applicazione la pagina viene vista dal termine del caricamento. Chiudiamo questa parte, possiamo chiudere il server, ritorniamo. Ok, andiamo avanti. Vi ricordate tutti questi rischi che dicevo prima? Alla fine TKQL non ha ancora una sua suspense model API, non supporta ancora suspense, ma lo sviluppo mi sono incaricato di sviluppare questa feature, e come potete vedere si basa su quel custom hook di suspense e essenzialmente internamente la testa. E internamente questo hook essenzialmente si occupa di analizzare il più possibile le richieste. C'è un po' di indirection perché si passa per il get su panel promise, e poi non so se abbiamo tempo, c'è un po' di
di gioco che viene fatto attraverso cioè viene fatto un gioco che viene fatto una mappatura di tipi che consente a, diciamo, se per te è presente RTKP in generale questa libreria sa che i valori di data in TypeScript sono sempre o undefined o consentono la tipizzazione di scuole è sempre la stessa. E sappiamo invece che andremo a rimappare i tipi al fine che questi valori siano presenti. Per me, questa è anche una stupidaggine, però per me che ho sviluppato questa feature ovviamente è la parte più importante, ovvero non sono tanto divertito a rimappare i dati. Velocemente ho sviluppato un piccolo demo che ne spiega il funzionamento. Sotto possiamo vedere le single queries. Come potete vedere, stiamo mostrando una UI di fallback in quella casistica. E al termine del possiamo anche andare a aumentare il tasso di errore al 100%. Se andiamo a aumentare il tasso di errore al 100%, le chiamate andranno in errore. Se provo a fare il retry, non succede nulla. Vado a togliere il tasso di errore, vado a fare il retry e la chiamata riparte. Retry sarebbe una validazione esplicita, se ricordate il discorso di validazione che facevamo prima. Importante per questo discorso, per il discorso di Live Waterfall, è quello che dicevo prima sulla la possibilità di fare chiamate parallele. In questo caso abbiamo l'esempio di chiamate parallele. Come potete vedere, queste chiamate sono parallele e la UI si risolve assieme, ovvero stiamo completamente sono dei componenti che caricano due queste risorse. E quindi di conseguenza, come possiamo vedere, la UI di fallback si risolve al termine quando entrambe i valori sono stati caricati. Anche in questo caso possiamo giocare con divertirci con il tasso di errore della risposta. Se avete visto, quella chiamata non è per farvi capire l'importanza della gestione della cache. La chiamata a Bulbasaur e Venusaur non è andata in errore perché essenzialmente l'event l'abbiamo ripreso dalla cache, non siamo andati a fare un pull request, andando a spiegare l'importanza di questa parte. E per chi interessasse le biglietti KQL, lo sviluppo che sto facendo su questa parte va anche a fissare un problema di gestione delle prefetch su questa libreria, perché essenzialmente le prefetch generavano una sottoscrizione che non veniva risolta. Essenzialmente ho modificato la gestione interna affinché viene passato un parametro di cui non mi ricordo l'URL, però non mi ricordo il nome, però consente di definire un massimo tempo d'attesa. I maggiori dettagli sono su quella pull request, non faccio promesse, come potete vedere questa parte è in fase di ricerca, quindi questo sviluppo potrebbe non risultare nulla, potrebbe andare tranquillamente a essere lasciato nella versione 1.9 di RTKQL. Vorrei concludere con questa citazione di Dan Abramov, che essenzialmente ci dice che lo scopo di Substance è quello di rendere la nostra UI consistente, di rimuovere gli stati intermedi e ci consente di leggere i dati asincroni come fossero sincroni. Perché questo è preso da un thread di Twitter. In caso React in presenza di data asincroni, e come abbiamo visto essenzialmente per esempio l'ho fatto all'inizio, dice essenzialmente che abbiamo abbandonato l'edificio più importante di Airbnb, ovvero il fatto che noi stiamo dichiarando componenti, stiamo dichiarando che non stiamo facendo jQuery, non stiamo facendo document. Add body, add child, add before, eccetera, eccetera. Si perde quando torniamo in questa, quando torniamo per il codice sincrono. E l'obiettivo di Substance è proprio quello, per semplificare questa parte. Grazie per l'attenzione. E chiaramente domande, non so quanti sono utenti, qualsiasi cosa che vedi. Per altri di noi abbiamo tirato fuori il suspense da mesi e mesi di hype,
Cosa? Con la React 18 l'hanno tirato fuori le API di suspense in maniera più pubblica, hanno cominciato a dire utilizzatela. Sì, secondo me. Però con la stessa cosa del blocco ancora sperimentale, chissà cosa cambierà. Io mi interessa un progetto per le introduzioni, interessa. Il motivo per cui ho diviso in tre atti la parte per voler stare un po' a poter dividere il progetto per com'è inizialmente, come adesso e qual è la soluzione che consigliate, per questo parlo di soluzioni che risolvono i problemi e qual è la prospettiva futura. Questa è la prima logica per cui ho diviso il progetto. Io sono andato da essere esitato la funzione, io non sono sospensi. Ma anche con Next, anche con un uso per essere component, perché io devo portare a termine un progetto e il feticcio della nuova. Non ho notato questo grosso feticcio della nuova feature, posso capire anche il senso. Però è importante vedere cosa deve andare dopo, perché sono specialmente per progetti personali, per essere aggiornati. Per me è stato molto anche divertente, perché ho un problema aperto. E scusa, c'è questa ricerca, attualmente questa ricerca di questa evoluzione. Come detto, in Next.js, che a mio modesto parere la soluzione attualmente il framework più consigliato per andare a sviluppare applicazioni grafiche. Io attualmente dovesse avere un progetto per spartire, attualmente senza problemi andrei subito a sviluppare Next. Senza andare a sviscerare le difficoltà. Quindi in questo caso, stesso Next di cara che con le nostre distribuzioni non funzionano, funzionano male, o sono in bug, perché si chiama le difficoltà? No, sicuramente il discorso era infatti che pensai al fatto che sulla 18 hanno messo in mezzo tutto questa spezza, lanciata così, quando ancora era molto sperimentale, molto. Nonostante siano diversi mesi, forse un'altra. Io inizialmente quando ho visto il rilascio stavo pensando, questi stanno a fare un Python 3, nel senso che poi lascio un Python 3 e so cavoli. Anche perché, per fortuna, mi sono ritardo in questo talk, un Python di usable string, di usable effect, di tutto quello di marasma che è con il cooler di nuovo. Ho cercato di evitare che mia cosa sia da più fare perché non c'è che dobbiamo andare a mangiare, quindi meglio che non mi voglio andare. Però, nel mio consiglio, tutto sommato, loro dopo un bel po' hanno lasciato questo edificio e stanno progressivamente adattando le varie contesti. Poi è il motivo per cui sono passati dalla definizione di concurrent mode a concurrent inciso. Per evitare appunto la mia immagine anche a loro una parte di te. Grazie. Bene, tutto grazie per il banco. Credo che esatto due, praticamente ci fa vedere che il punto. Aspetta, mi riesco a vedere vicino. Ah, ho tolto le due slide. Mannaggia. Se mi dici dove andare ci vado. In che senso? Stai cercando di aprire qualcosa? No, se mi metto lo schermo così. Ok. È che tu avevi spento la condivisione, quindi è scaduta. È caduta, sì, non lo so. Vabbè, è caduta. Diciamo stato questa metà si basa su delle policy di cache oppure sono delle logiche a parte. C'è il problema della cosa che magari di queste qua di bambini oppure sono delle logiche dedicate è configurabile all'infinito ma sia essere stabilendo con i hardware in default sotto. Questa è una logica stringa di Python, basandosi su RedPay, su quello che esce da anzi, no, fino alla serie di Python, mentre con questa RedPay c'è dei punti di controller,
e di default è questo, se non mi ricordo male, e funzionalmente è molto semplice. Se entro questi due secondi vengono fatte le richieste in server, è la prima cosa. Ok, e la seconda domanda più o meno collegata è la cache del progetto si basa su una richiesta di una risorsa. Sì. E incluso anche, sono inclusi anche i parts della richiesta. In generale quello che si fa, si va per ognuna di tutte queste librerie che noi funzionano sul concetto di chiavi, dove una chiave può essere una stringa, una date, o in generale è un certo serializzabile. Poi usano degli algoritmi che rendono questa serializzazione stabile in base a questa. Queste idee in generale, che sono dei JSON pass, e sono anche le dati. Quindi in generale tu puoi mettere le commentate quello che ti permette. In generale il 90% dei casi, come nel caso di utenti, per c'è una chiave che è molto spesso è del port, quindi prendere il relativo come si commentate e fare il tipo di utente, quello che il 90% dei casi. Questo è il posto. Se poi l'informazione la passi al server come privates, come alt segment o come error. Perché non so che ho utilizzato gli altri, praticamente la chiave di incitazione era la di conto, non prevede la di tutta la parte di privato. È quello che vuoi, in particolare nella cosa che è aperto, il nostro esempio di, dei post, dove se quei post sono secondo me, veramente in questi casi la risposta che abbiamo scritto a Pittagora è euristica. E mi dà sempre il modo per schivare la linea, un rischio è andare dicendo euristiche. Ma la risposta è che sia le query che le SWL hanno dei valori di forza abbastanza aggressivi che tendono a rivalutare in maniera abbastanza aggressiva. Qui danno a variare abbastanza facilmente i valori. Il motivo è perché così la device è la versione di un'esercizio possibile. Quindi secondo me una croce fa appunto le famose heuristiche e anche una questione di developer experience, di dare un'idea di un comportamento abbastanza veloce, anche perché secondo me l'idea è che quello fosse configurato bene il stivali chiaramente si avrebbero magari dei valori che risultano anche un modo. Questa è secondo me la mia impressione, perché se non avessi voluto io dal punto di vista la loro idea è quella di invece di prendere i dati possono prendere quello che servono, quindi scusate se poi avete spinto o no a prendere quindi a passare i pezzetti, ma in ogni pezzetto di wine dove il dato chiami doppio, quindi secondo me la logica di 3 secondi è spingendo questa cosa qui si vede montata una pagina molto complessa e quindi senza usare per una lettura monte passo giù tutti chiamano quello che vogliono, 2 secondi è un percentuale per cui la pagina viene montata e tutte le richieste sono partite. Chiaramente siamo passati da una c'è un concetto molto rigido tra container, set components, logica presentazionale, le componenti che sono solo di business logic. Chiaramente che sono una serie di logica che non si avvicina a queste ricerche del termine. Perché tutto ormai è basato anche su performance, ormai performance è la chiave di tutto che ha rincorso quello di. Sì, io avevo una domanda su RTK, sì. Ma la parte di cache di RTK? Ovviamente io non potrò mai parlare mai di RTK per me, ovviamente la libreria migliore che sia mai esistita, chiaramente. E,
è possibile accedere alla cache utilizzando dei selettori, quindi in modi diversi da aiuto. Sì, sono... non diciamo che non sono, non mi ricordo ancora a memoria di come si fa, però essenzialmente l'oggetto API che viene generato espone tra le varie cose dei selettori che ti consentono di andare a selezionare i singoli endpoint, e quindi poi ti vai a prendere lo stack. Guarda, magari su questo demo proprio qui avere l'occasione per aspetta per... purtroppo ci è andato così, no? Essenzialmente è abbastanza semplice tirare i selettori, molto trivial, sì. Quindi la cosa positiva di RTK Query è che è anche il potere di relax dietro e tutte le soluzioni che già esistono nell'ecosistema, molto popolare sia in questa libreria che possono persistere i dati attraverso relax persist, libreria che si occupa di gestire la persistenza con applicazioni di React. E poi io personalmente mi sono trovato. Ah, quindi eventualmente uno può, con queste plugin, può far persistere la cache anche su più di una sessione, diciamo. Sì, tranquillamente, perché hanno studi di DAX, quindi se lo può essere Docker Storage, può essere IndexedDB, può essere. Quello che poi appunto funziona, io poi ho un bias perché io Redux l'ho usato su shared worker, l'ho usato sul server, l'ho usato sul client, quindi letteralmente io un po' su qualsiasi ambiente, per mia esperienza è molto utile in sviluppo nativo, perché una delle feature più importanti di React e di Redux, pardon, sono appunto i DevTools. Se volete approcciarvi al progetto open source, i DevTools sono veramente un progetto grande, investigate, credo che si dicono, veramente fatto bene e complesso, che può essere usato come Electron App, che può essere usato come estensione Firefox, Chrome, e può essere anche parte di esso, veramente possono essere inserite all'interno di applicazioni React. L'ultima domanda, se no... rischio il rogo. Redux su Shared Worker? È funzionato bene, giusto? Sì, certo. E come l'identità referenziale su cui si basa tutto Redux? Cioè, non si perde. Tutto React si basa sulla referenza dell'identità. E una volta che lo metti su Shared Worker, va bene, parliamo. No, quella è la... no, questo è un argomento da, da cena. No. Ecco, cosa... Scusate. Allora, follow up. Ok, allora, visto che siamo arrivati alla fine, un applauso. Da un paio di mesi abbiamo stretto una collaborazione con questi tipi, Manning, che vendono ebook reader, e praticamente ci permettono ad ogni meetup di sorteggiare 2 ebook gratuiti. Diciamo, essenzialmente chi vince l'ebook ci dà la mail e invia le mail e il nome di un libro a Manning e questi gli danno il libro. Quindi un reader, ovviamente un ebook, ovviamente va allo speaker che se l'è meritato, e l'altro lo sorteggiamo tra le persone in sala. Ecco perché avevo iniziato ad aprire il D20 qua. E siamo 15, 3 e 3, 6, puoi partire con gli aperitivi. Siamo 15, quindi mo vediamo, ecco, e conto iniziando da lui, facendo tipo S. In termini tecnici, vai, andiamo. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Valerio. E vabbè, quindi questo è tutto. Adesso chi vuole venire con noi a Rodaos a Magna, andiamo a Magna. Anzi, no, c'è l'aperitivo di Codemotion. In realtà c'è l'aperitivo di Codemotion, quindi andiamo prima all'aperitivo. Molto bene.
Quindi ho vinto qualche cosa? Ho vinto? Sì, sì, tu hai vinto automaticamente. Grazie.